Irene, che questo libro del Deuteronomio non è solo una cosa di antica, ma secondo me è importante anche per noi. Eh sì, Alessia, e a me ha colpito molto anche la figura di Mosè, che comunque ha a cuore il suo popolo, anche se sta per morire. Ma che sia questa l'ultima parte del Deuteronomio. Perché non chiediamo a Don Ma Mirko? sì, dai, Ok, Don Mirko. Ciao Irene, ciao, Ciao, ciao Alessia, ciao Don. ciao. Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando dell'ultima pagina del Deuteronomio. Sì, siamo arrivati alla fine di questo testamento di Mosè, nel quale Mosè ha raccomandato al popolo la fedeltà a Dio, l'amore per Dio, ha raccomandato di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le proprie forze. Ha raccomandato al popolo di seguire l'alleanza. Se osserverete le mie leggi, i miei comandi, allora la benedizione sarà su di voi. Guai però se non osserverete le mie leggi e i miei comandi, perché allora certamente, dice Mosè, perirete. Abbiamo un po' cercato di riflettere, secondo questa mentalità antica della Bibbia, cosa vuol dire, che Dio fa perire, cosa vuol dire che Dio castiga, che Dio corregge, che Dio punisce. Abbiamo visto che certamente sono affermazioni forti, radicali, vanno contestualizzate in quella cultura antica di molti secoli precedente rispetto a noi, in quel modo antico di non aver problemi di legare a Dio il castigo, la punizione, la violenza. Noi oggi andiamo con molta più attenzione nel predicare a Dio questo atteggiamento e questo modo di agire. Noi piuttosto diciamo che se noi rispettiamo le leggi di Dio, fioriamo nella nostra piena umanità. Se noi invece ci allontaniamo da Dio, facilmente dimentichiamo anche i fratelli, dimentichiamo la nostra vera umanità, perdiamo le nostre radici che sono fondamentalmente spirituali. E allora, come qualsiasi pianta senza radici, se perdiamo la relazione con Dio, non possiamo che diventare più sterili, oppure totalmente sterili, e essere insignificanti. E quindi in un certo senso perire. Ecco, penso che sia importante chiarire proprio che Dio è un Dio di amore, non è un Dio che vuole far perire dei popoli, che gode della morte dei popoli o delle persone. E quindi penso che sia importante, come abbiamo fatto finora, cercare di fare esegesi, cioè di spiegare questi brani che non vanno presi alla lettera, ma vanno sempre interpretati. Ecco, siamo arrivati, come dicevate voi, proprio alla morte di Mosè, l'ultima pagina con cui si conclude questo nostro libro del Deuteronomio. Comincio a leggere, siamo ai capitoli 32 e 34 del Deuteronomio. In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: Sali su questo monte degli Abarim, sul monte Nebo, che è nella terra di Moab, di fronte a Gerico, e contempla la terra di Canaan, che io do in possesso agli israeliti. È questo il punto di arrivo di Mosè. Sul monte Nebo, in alto, da lontano vede la terra promessa, ma lì non potrà arrivare. Infatti Dio dice: Muori sul monte sul quale stai per salire, e riunisciti ai tuoi antenati, come Aronne tuo fratello è morto sul monte Hor ed è stato riunito ai suoi antenati, perché siete stati infedeli verso di me, in mezzo agli israeliti, alle acque di Meriba di Cades, nel deserto di Sin, e non avete manifestato la mia santità in mezzo agli israeliti. Ma perché Mosè è stato infedele? Qui, brava Alessia, ritorna alla questione della presunta infedeltà di Mosè. Cosa dice il racconto della Bibbia? Che a un certo punto il popolo si lamentava perché mancava acqua da bere. E Dio ha detto a Mosè, avrebbe detto a Mosè, percuoti la roccia, percuoti questa roccia e uscirà dell'acqua, quindi fai il miracolo che viene da Dio. Mosè, dice la Bibbia, avrebbe percosso la roccia 2 volte e questo potrebbe essere, dico, potrebbe essere un segno, della poca fiducia di Mosè rispetto a quanto gli aveva detto Dio. E forse, dice la Bibbia, è a partire da questa infedeltà che Mosè subisce la punizione insieme ad Aronne. Anche Aronne è coinvolto in quell'episodio del battere la roccia 2 volte anziché una sola. Ecco, per questo motivo Mosè e Aronne moriranno prima di entrare nella terra promessa. Quello che però si può dire piuttosto è il fatto che la Bibbia, rispetto a questo personaggio storico di Mosè morto
prima di entrare nella terra promessa, ha sempre avvertito la difficoltà. Com'è possibile che il nostro eroe, il nostro paladino, il nostro condottiero sia morto prima di raggiungere il traguardo? Deve essere successo qualcosa. Allora direi che, quasi arrampicandosi sugli specchi, la Bibbia cerca di capire, di pensare in che occasione Mosè forse avrebbe dato prova di infedeltà, di una mancanza di fiducia, e avrebbe un po' escogitato questo episodio del doppio tocco della roccia, quando in realtà la vera questione è che non sappiamo per che motivo Mosè non riuscì ad entrare nella terra promessa e morì prima. Forse fu davvero un caso, ma la Bibbia sente di dover giustificare qualsiasi cosa succeda nel bene e nel male secondo una prospettiva teologica. E Dio continua a parlare e dice a Mosè: tu vedrai la terra davanti a te, ma là nella terra che io sto per dare agli israeliti tu non entrerai. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo. Il Signore gli mostrò tutta la terra e il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Dom, ma mi sembra un po' esagerata questa punizione, anche perché comunque era Mosè che guidava il popolo. È proprio quello che dici tu, la continuazione di quello che stavo dicendo prima, cioè qui è chiaro che dal punto di vista logico le cose non tornano. Mosè è un grande condottiero, vedremo poi che seguono parole di grandissimo elogio nei confronti di Mosè. Semplicemente direi questo, che la Bibbia ha dovuto sempre chiedersi come mai il nostro capo, il personaggio più importante, non è riuscito ad arrivare al traguardo, la terra promessa. Deve aver combinato qualcosa. Non è possibile che il nostro liberatore, il nostro condottiero, per un semplice motivo legato al caso non sia potuto entrare nella terra promessa. Deve essere accaduta una colpa, un qualcosa contro Dio, un qualcosa contro gli altri, non lo sappiamo. E allora probabilmente la Bibbia ha detto: beh, se Mosè non è entrato nella terra promessa, qualcosa ha combinato. Cos'è che ha combinato? Ha mancato di fiducia nei confronti di Dio. In che occasione? Nell'occasione di un miracolo che comunque Mosè ha operato. Però vedete che questi sono aspetti, diciamo, in cui si cerca di giustificare l'operato di Dio rispetto alla vicenda di Mosè, nel rendere sempre presente e protagonista Dio nella vita di Mosè. E arriviamo finalmente alla morte di Mosè. Qui siamo nel capitolo 34 del Deuteronomio. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì, gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Ecco, potete sottolineare il nome Giosuè. Abbiamo già visto che il successore di Mosè è Giosuè. Quando Mosè ha capito, perché Dio gliel'ha detto, tu non entrerai nella terra promessa, Mosè ha detto: io però chiedo un successore che sia all'altezza di portare questo popolo così numeroso, così complicato da gestire, nella terra promessa. Ci sarà da superare un territorio difficile, popolazioni molto forti contro le quali combattere, bisognerà rimanere legati a Dio e non perdere di vista la relazione con Dio, e bisognerà anche essere un elemento, insomma, che Giosuè sia un elemento che tiene unito al popolo rispetto alle mille complicazioni, tensioni, scontri e rivalità. Sembra proprio che la persona giusta sia Giosuè. Giosuè infatti è pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè ha imposto le mani su di lui. E quindi nel momento della morte di Mosè si lancia già, si passa il testimone a Giosuè, il degno successore di Mosè. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Quindi quello che Mosè ha iniziato, Giosuè lo porta a compimento. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia.
Ma Don, scusa se ti interrompo, sì. Ma questa affermazione è anche molto forte, nel senso sembra che Mosè fosse il più forte di tutti. Sì, è infatti un'affermazione che vi chiedo di sottolineare perché davvero è programmatica, cioè è un versetto importantissimo. Quando la Bibbia dice Mosè è stato il più grande profeta, dopo di lui non è più sorto in Israele un profeta della sua altezza. Penso che sia importante e mi permette questo discorso, questo versetto e la tua domanda, Irene, di introdurre a una questione importantissima. Noi stiamo concludendo il libro del Deuteronomio e quindi stiamo concludendo i primi cinque libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Questi libri costituiscono il cosiddetto Pentateuco, cioè i cinque rotoli, cinque libri, cinque rotoli, che sono i primi cinque libri che troviamo nella Bibbia. In questi cinque libri della Bibbia iniziali cos'è che abbiamo? La storia della creazione, il libro della Genesi, le prime pagine della Bibbia, e poi abbiamo ben quattro capitoli nei quali Mosè è protagonista. Si racconta la nascita di Mosè, abbiamo già visto che è una nascita miracolosa, si raccontano i primi passi di Mosè, i suoi primi errori, ma poi la chiamata presso il roveto ardente, la vocazione a far uscire Israele dall'Egitto, la liberazione e la fuga, e poi tutta la grande parte sul monte Sinai con il dono della legge. Adesso stiamo concludendo il libro del Deuteronomio, dove si è raccontato l'ultimo giorno di vita di Mosè con il suo grande testamento. Ma vedete che Mosè di fatto è il grande protagonista del Pentateuco. Il libro della Genesi, pur così bello, può essere considerato come una sorta di prefazione, introduzione ai quattro libri che seguono e che parlano proprio di Mosè che libera il popolo. Per questo motivo non sarà mai abbastanza sottolineata nel mondo ebraico la grandezza di Mosè, il condottiero, il liberatore. È Mosè il grande protagonista dei primi libri della Bibbia, che per gli ebrei sono i più importanti. Naturalmente per noi cristiani c'è anche il Nuovo Testamento, e che per noi il Nuovo Testamento è più importante dell'Antico, perché il Nuovo è la parte della Bibbia legata a Gesù Cristo. Il Nuovo ci parla di Gesù, è il tempo della salvezza portata una volta per tutte da Gesù, quindi è qualcosa di più. Però per gli ebrei l'Antico Testamento ha al suo centro proprio questa esperienza del Pentateuco. E quindi quando si dice, attenzione, Mosè era il più grande profeta, stiamo già dicendo come potremmo in maniera intelligente considerare i libri della Bibbia che vedremo prossimamente. I libri della Bibbia che seguiranno, in un modo o nell'altro, si rifaranno tutti quanti all'esperienza di Mosè e a quel grande discorso che suona così: se voi rispetterete la legge, nella vostra vita troverete benedizione. Se voi invece prenderete le distanze da Dio, dalla legge, allora scaverete per voi la fossa e le cose vi andranno male. Tutti i libri della Bibbia dell'Antico Testamento che seguono possono essere valutati proprio secondo questo discorso: Mosè e la sua eredità sono stati seguiti oppure no? Vedremo che le pagine belle che seguono sono pagine di fedeltà a Mosè e alla legge di Dio, le pagine tristi, le pagine di sconfitte sono legate all'infedeltà verso Dio e quindi anche al dimenticare questa legge che tramite Mosè, insomma, era arrivata al popolo. Quindi davvero sottolineate questo versetto che è molto importante. Mosè è stato il più grande profeta. Quindi non è più sorto un profeta come Mosè che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Ma come mai Dio prima ha punito Mosè e subito dopo lo ha elogiato? Sì, direi che noi possiamo mantenere questo elogio di Mosè. La punizione di Mosè, vi dicevo già, è qualcosa, insomma, un po' di scomodo, di ostico. E in realtà dobbiamo, direi, chiudere questa pagina del Deuteronomio, che è l'ultima pagina, l'ultima parola di questi cinque libri della Bibbia con cui si apre la Bibbia, ricordando la grandezza di Mosè.
Mosè è il liberatore, Mosè è rimasto fedele al popolo quando il popolo continuava a contestarlo, Mosè, nonostante tante fatiche, è rimasto fedele a Dio. Davvero Mosè è un grandissimo personaggio e adesso con questo nostro incontro chiudiamo il sipario anche su Mosè e siamo pronti a cominciare un nuovo blocco della Bibbia che è quello dei libri storici. Prima però ci sarà anche qui un incontro in cui tiro le somme rispetto a questi libri della Bibbia che finora abbiamo osservato e incontrato.